Questo è il video numero 3 del corso di incorniciatura conservativa realizzato dalla Rinaldin. Il corso, costituito da 14 video, è stato curato e presentato da Mal Reynolds, che è un'autorità riconosciuta in questo campo. The conservation mount comprises of two pieces of mount board. Nell'incorniciatura conservativa, il passepartout è formato da due pezzi di cartone per passepartout. Il cartone che contiene il foro di apertura e il cartone sottostante sul quale viene applicata la stampa. È importante che i due cartoni siano dello stesso tipo e che abbiano uno spessore di almeno 1,1 mm. Ora unisco i due cartoni tra loro dal lato più lungo. Li avvicino lasciando tra loro una piccola fessura. Prendo una striscia di nastro di tessuto gommato e la inumidisco. Poi la piazzo tra i due pezzi di cartone. Con l'osso brunisco il nastro per farlo aderire meglio. Poi passo la punta dell'osso sulla fessura che avevo appositamente lasciato tra i due cartoni. Questo per facilitare l'apertura e la chiusura della cartella così ottenuta. Ora vi faccio vedere come fissare la stampa al cartone di supporto. Per fissare la stampa utilizzo due pezzi di un nastro giapponese, fornito dalla Lineco. Taglio il pezzo di nastro e lo inumidisco sul retro per circa 5 mm. Il nastro è impregnato di un adesivo acid free. Lo fisso al retro della stampa in questa posizione. Poi lo brunisco delicatamente con l'osso per farlo aderire meglio. Da notare che la parte di nastro che viene fissata dietro alla stampa non deve essere maggiore di 5 mm, altrimenti potrebbe danneggiare la stampa nel caso che in futuro si debba riportare la stampa allo stato originale. Stessa operazione per il secondo pezzo di nastro. Il nastro deve essere sempre più leggero della stampa, poiché nel caso che la cornice si rompa, il primo oggetto a danneggiarsi sia il nastro e non la stampa. Ora posiziono la stampa al centro dell'apertura del passepartout e la blocco in posizione con un peso. Taglio altri due pezzi di nastro un po' più lunghi dei due precedenti. Inumidisco il nastro e lo applico sopra il pezzo precedente a circa 4 mm sopra il bordo della stampa. Questo accorgimento serve per consentire alla stampa di allargarsi e di restringersi liberamente, evitando così eventuali ondulazioni e increspature. Nella incorniciatura conservativa, la stampa va sempre fissata al cartone di supporto, mai fissata al passepartout. Il montaggio della stampa al supporto è finito. Questi sono gli articoli utilizzati in questo video. Troverete tutti i prodotti per l'incorniciatura conservativa nel sito www.rinaldin.it.